passiamo a valle 5 minuti di soppressione tempo. Sì. Ok, noi abbiamo, diciamo, sono tutti consiglieri, giusto? Quindi abbiamo pizzicato con le mani nella marmellata un consigliere, ok? Ciro del Giudice, che oggi non c'è qua, ok? Ciro del Giudice, assieme a un'altra persona, si farebbe dare da 25 a 50 mila euro, e adesso le facciamo vedere un filmato, per fare entrare una persona, delle persone nella Guardia di Finanza, prima nell'esercito e poi nella Guardia di Finanza, poiché è comunque un rappresentante di una parte dell'elettorato, anche se di minoranza, siamo venuti da lei e al Consiglio intero a portare conoscenza di questo fenomeno gravissimo che sta succedendo qua a Pozzuoli. Guardi, penso che io le farei vedere il filmato, se lei... Io penso che questa sia una vicenda, diciamo, tra... Non è personale, eh? Importante, delicata. Ritengo che per le affermazioni che lei ha fatto ci siano anche delle procedure, c'è, cioè, qualche inchiesta della magistratura. Non ancora, l'abbiamo appena scoperto. Lei l'ha scoperto? Sì, sì, beh, certo. Appena scoperto, quindi ieri. È un atto. Quindi io volevo portare a conoscenza un atto, farle vedere un filmato. Il consigliere del Giudice se ne assume tutte le responsabilità. Ho capito. Perché è personale e poi c'è anche la questione della rappresentanza. C'è anche la questione della rappresentanza. Quindi non c'è nessuno qui che è interessato a vedere, quindi va bene così. Ci vede. Ah, ok, dov'è? Scusi, aspetti, il nostro... Eccola, dove andiamo? A una stanza, un ufficio, un qualcosa? Per non stare qua a mezzo alle scale, solo per questo, no? Prego. Oh, grazie, sindaco. Dammi qua. Questa è...